Maurizio Coppola di Potere al Popolo. Buongiorno a tutti e a tutti, vi porto i più cari saluti da Potere al Popolo e soprattutto anche da Viola Cacopolo, la nostra portaparola che attualmente sta a Roma e che oggi in contemporanea a questo incontro ma anche all'assemblea, alla manifestazione di Non Uno di Meno a Roma, c'è il coordinamento nazionale, il primo coordinamento nazionale del Neolento Car coordinamento di Potere al Popolo, quindi tantissime compagne e tantissimi compagni non sono presenti qua, non potevano venire, quindi hanno mandato, ho avuto io la possibilità di venire qua, vi dovrei accontentare di tante qualunque che viene a portarvi questi saluti. No, secondo me la cosa importante da capire in questa fase è che le contraddizioni sia economiche che politiche stanno scoppiando e stanno diventando palesi. Per esempio, ieri è stato il Black Friday, questa grandissima spinta al consumismo pensata negli Stati Uniti, ma che ha trovato anche qua chiaramente un terreno fertile, e che ieri però non solo i lavoratori sono andati a comprare tutte le merci scontate, ma ci sono stati anche lavoratori che hanno scioperato, e questo secondo me è una cosa molto importante da capire attualmente, perché non lontano da qui ci sono stati degli scioperi dei lavoratori organizzati nelle sigle sindacali CISL e UIL, quindi sono comunque delle sigle sindacali abbastanza tradizionali, delle vecchie strutture sindacali che praticamente ci sorpassano in una situazione fondamentale dove noi dobbiamo anche essere vicini a questi conflitti che scoppiano, perché come detto la crisi economica è talmente profonda che i lavoratori iniziano chiaramente anche a opporsi a dei ritmi di lavoro, a delle situazioni economiche di sfruttamento profondo. Chiaramente non sono, se cito la CISL e la UIL, chiaramente sono dei sindacati che noi conosciamo, che negli ultimi tempi erano molto pacifici, molto dalla parte anche di trattare contratti collettivi per garantire la propria esistenza, ma esistono tantissime altre sigle sindacali di base soprattutto che da anni portano avanti dei conflitti con dei lavoratori e degli sfruttati, per esempio nelle campagne, parlo chiaramente dell'USB e di altre sigle. E noi dobbiamo stare là, noi dobbiamo stare vicino a quei lavoratori che si mobilitano soprattutto in questa situazione che politicamente pure porta a galla tutte le contraddizioni del governo. Questo governo si vede di fronte a delle contraddizioni, per esempio sul reddito di cittadinanza, una cosa che volevano introdurre per portare del bene alla classe lavoratrice e per abolire la povertà, come dicevano quelli al governo, e che ora si scopre un incentivo alle imprese. Quindi politicamente anche noi siamo davanti a dei conflitti e delle contraddizioni che in qualche modo nei prossimi mesi vedono comunque mobilitarsi, ci vedremo mobilitarsi ancora più lavoratori e la gran parte delle classi popolari. Noi dobbiamo essere là e speriamo naturalmente di incontrarvi anche in quelle piazze, in quei posti di lavoro dove questi conflitti esploderanno, e solo tramite il coinvolgimento in quelle piazze, in quei posti di lavoro, riusciremo anche a sviluppare un'unità politica, un'unità che chiaramente non vuol dire mettersi insieme, sposarsi come tantissimi pensano per creare qualcosa di non ben definito, ma si tratta che proprio nei conflitti, dentro quelle contraddizioni, noi dobbiamo sviluppare delle posizioni politiche che parlano alle classi popolari per andare oltre a questo sistema politico e economico. Quindi ancora una volta grazie mille e buona fortuna a voi, buon lavoro a voi in questi due giorni, in questi due giorni vostri. Grazie. Allora,